Ragazzi, qua da GameBrof, anzi da GameShadow. Oggi siamo in un nuovo video dopo tanto tempo. Perché ho detto GameShadow? Innanzitutto dobbiamo spiegare tante di quelle cose. Non abbiamo più fatto video in questi due mesi perché è incominciata la scuola e intasato tutti i computer, non riusciamo più a fare niente. E comunque dobbiamo dire una cosa, almeno io devo dire una cosa. La vanilla, voi siete rimasti a non so quale episodio in cui abbiamo fatto lo smistamento del piano sotterraneo del nostro magazzino. Bene, voi siete rimasti a un millesimo di quello che abbiamo fatto in quel mondo. Ora quel mondo pesa veramente tanto e non riusciamo più a farci dei video. Siamo arrivati alla 1.13.1 e adesso niente video perché abbiamo costruito così tante cose off camera che non possiamo più fare video per quanto sono pesanti. Comunque vi racconto solo una cosa. Era lo smistamento, il magazzino era a due piani. Uno era il piano terra, dove stava, non ci stava niente, praticamente proprio niente. E l'altro era quello sotterraneo dove abbiamo incominciato lo smistamento. Bene, lo smistamento è arrivato al piano ancora più sotto, ma non è finita là. Allora, abbiamo finito tutto quanto quello che è lo smistamento, ma ci è richiesto molto di più di un piano. Perché tante sono quelle cose che riusciamo a smistare con quel magazzino. Insomma, non abbiamo più chest. Nella parte meno 1 e meno 2 del magazzino abbiamo lo smistamento. Però nel piano meno 2 abbiamo deciso di fare una cosa. Se non lo sapete, con l'aggiornamento della 1.13 si sono aggiunti i pesci. Sì, come voi potreste pure dire, nella 1.8 e anche dopo ci sono i pesci, solo che non si vedono. Adesso hanno aggiunto questo aggiornamento hanno aggiunto che si possono vedere, si possono catturare e mettere dove si vuole. Ecco, noi abbiamo fatto un acquario di 13 o 14 blocchi, qualcosa del genere, di profondità e largo e lungo quanto un piano del magazzino. Quello è stato riempito d'acqua, illuminato da lanterne di redstone tutto intorno, con un meccanismo gigante, cioè io vado a 10 fps lì dentro. E comunque noi dobbiamo dire che oltre al piano terra, piano 1 e piano 2, noi troviamo, aspettate, ok, noi troviamo il piano 1, 2 e il 3 che stiamo incominciando a fare. Aspettate che sta partita, sta andando una merda. Nel piano 1, vabbè, è il piano base, no, piano 1 sì, il piano base. Piano 2 ci sta una fornace che impiega tre lati del magazzino e la raccolta è fatta da hopper. Gli hopper sono uno dei sistemi di smistamento è quello più veloce al mondo di Minecraft. Noi abbiamo usato quelli per aumentare l'efficienza e abbiamo una fornace super mega iper efficace. Dentro a questo acquario, nel piano meno 2, che schifo l'arco che sto usando. Bene, dentro a questo acquario noi abbiamo i pesci e abbiamo decorato tutto il fondale di sabbia, vabbè, perché un cavo di acquario non può essere di cobblestone. E no, ho finito le frecce di alghe. Le alghe sono un nuovo item della 1.13 che può crescere fino a un massimo registrato di 33 blocchi.
Quello sarà il nostro nuovo carburante per la fornace. Bene, la fornace serve per una cottura molto, 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 molto lunga. E quindi noi useremo per cuocere quelle poche alghe che abbiamo dentro l'acquario, che non sono poche, delle fornaci normali, senza usare la fornace automatica, perché sennò sarebbe uno spreco di carburante. Prendendo le alghe e cuocendole, avremo questa alga essiccata. Con l'alga essiccata, facendola a blocco, quindi usando 9 della crafting table a blocco, noi avremo un blocco di alga. Il blocco di alga riesce a cuocere più della blaze wood e riesce a cuocere verso i 20 item. È per questo che vogliamo fare quella che è la farm di alghe, una farm di alghe pazzesca, perché noi questa serie la stiamo formulando come una vanilla di colossi. Cioè, abbiamo un magazzino che non è un magazzino, cioè non si può spiegare che cos'è. Ancora non è finito, perché se l'avete visto, non mi ricordo già più, abbiamo fatto il pupazzo. Quel pupazzo è molto alto, molto molto alto. E che ci dobbiamo fare con quel pupazzo così alto? Quel pupazzo deve essere il più basso del magazzino. Adesso è ancora basso il magazzino, dobbiamo fare al minimo altri 3 piani. Vabbè, continuiamo a parlare di questo magazzino. Oltre alla fornace abbiamo la cosiddetta, ma mi stanno sparando da due lati. E comunque, nel piano 3, quindi piano terra, piano 1 e piano 2, abbiamo uno smistamento manuale di libri incantati, che sono smistati in libri per spada, piccone, tridente, che spiegherò dopo che cos'è. Tridente, stronzo. Smistamento manuale di questi cavolo di cose qua, di libri. Quello ancora con l'arco. E abbiamo fatto 3 farm di pozioni automatiche al massimo, cioè abbiamo fatto un meccanismo in modo che ogni volta che noi prendiamo una pozione di quel genere, che non mi ricordo già più di che genere è, e comunque appena prendiamo questa pozione, lui ce le rifà, incomincia a rifarcele. Oh mio Dio! Cioè, come sto facendo a giocare mentre sto parlando? È la prima volta che faccio una cosa del genere. Vi ho detto questa farm, però il magazzino non è l'unica cosa che abbiamo fatto. Abbiamo fatto tante cose che adesso non vi sto a dire. Adesso concentriamoci su Minecraft. Allora, in tutto ciò che ho parlato veramente troppo. Noi siamo in una situazione buona, buonissima, siamo uno contro uno. Cioè, raga, una cosa wow! E stavamo in squadre. No, questa la devo pubblicare come cosa. Ok. Facciamoci gli Iron Golem, i nostri fedeli sudditi. Tante frecce. Le do. Andiamo. Cerchiamo di non perdere. Adesso ho un nuovo mouse che mi ha regalato Rikikrat per il mio compleanno, che con un tasto non riesco ad usarlo e l'altro no, shit. Vabbè, con un tasto riesco, anche se sto qua, a mettere subito l'arco, quindi sono molto molto più veloce. Allora, quello è il giallo, i gialli stanno là, proviamo ad arrivare là. Non so se sta lì il giallo, sperando di sì. Tanto io non ho. Eccolo! Che cazzo ti permetti? No, veramente vuole pusharmi? Preso! Ciao! Raga, raga, raga! Adesso mi dite che diamine di mostro sono! Questa va sul canale! Assolutamente! Cioè, ok che non ho saputo parlare per tutto il video, però ho vinto una partita parlando e non capendo niente. Ora usciamo.
E facciamo i nostri saluti perché, raga, da troppo tempo che non faccio video. Ragazzi miei, oggi vi ho spiegato un pochettino cosa abbiamo fatto nel magazzino della vanilla e abbiamo fatto una partita molto molto buona sulle Bedwars. Allora ragazzi, se volete commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete fatto, mettete un bel pollicione in su, siamo scesi di iscritti perché non abbiamo fatto i video, speriamo di continuare a crescere, di ricominciare a crescere. Puntiamo, puntiamo su di voi, andate a condividere i nostri video con tutti i vostri amici. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!